c'è un pallone in mezzo, la rete di Sterling, un pallone in diagonale veloce da sinistra sul quale è arrivato Sterling e ha messo il pallone in rete. Sembra averci ascoltato, ha messo da parte la timidezza, l'Inghilterra ha trovato il gol che la fa prevalere sulla sua bestia nera, la Germania. Lo ha segnato Sterling al 30esimo, è il terzo gol di Sterling che si fa trovare pronto. Io l'ho visto subito, ho detto il gol subito perché ho visto che si era sviluppata questa azione sulla fascia sinistra. C'è stato questo cross da parte di Shaw, vediamo, Sterling prende palla, ecco, rivediamo l'azione, prende palla, la dà a Derry Kane che qui ha fatto una bella cosa, l'ha data in mezzo a Grealish a Shaw, la rete di Harry Kane, il 2-0 che arriva al 40esimo. La rete di Kane, il cross di Grealish e il colpo di testa di Kane che supera Neuer per il 2-0 dell'Inghilterra al 40esimo del secondo tempo. E finalmente si è sbloccato l'uragano, si è sbloccato questo giocatore, assolutamente bisogno l'Inghilterra, il gol del 2-0 su una indecisione della difesa tedesca che ha lasciato completamente libero ancora Grealish. Guarda che sta, l'ingresso di Grealish ha dato qualità, ha dato quantità a questa squadra.